Donne e uomini pronti a portare una vera aria di cambiamento in città. Nino Marmo presenta così i profili presenti all'interno delle sue 5 liste nella corsa alla carica di consiglieri comunali alle prossime elezioni. Non un'avventura, bensì una missione. Così il candidato sindaco di Andria lancia la propria coalizione verso il traguardo finale, un traguardo che rappresenterà un nuovo inizio. I candidati sono tanti, motivati, tutte brave persone, persone per bene che vogliono cambiare Andria, e noi siamo impegnati in prima persona non in un'avventura ma in una missione, la missione del cambiamento, ma del cambiamento morale e civile di una città che ha bisogno di ritornare a crescere. Ripristinare la comunicazione tra cittadini e comune, Nino Marmo, in caso di elezione a sindaco, interverrà subito sulla macchina comunale. Il primo passo è riorganizzare la macchina amministrativa, fare in modo che Andria ritorni a funzionare nel rapporto con i cittadini, perché dalla sistemazione del bilancio comunale, dell'ufficio tributi, da lì partono tutte le iniziative in tutti i settori, dal settore sociale al settore dei lavori pubblici. Alla domanda, Nino Marmo è il candidato sindaco da battere, l'aspirante primo cittadino non ha dubbi. Marmo è il candidato da battere, tant'è vero che da qualche giorno tutti gli attacchi convergono su di me. Significa che qualche cosa di importante l'abbiamo mossa e oggi dobbiamo muovere ancora di più tutte le volontà di tutti i cittadini andriesi per un cambiamento che non sia di parte, ma che metta insieme tutti i cittadini di buona volontà.